modo, a livello diciamo più basso, riusciamo a conservare, a raccogliere molta più acqua rispetto ai bacini, alla capienza dei bacini posti più in alto. Now, in talking about how the dam is formed, the wall is really the most important feature of the dam, of the pond. Per quanto riguarda proprio la formazione di questi bacini, una parte molto importante è come sono realizzati, di che cosa sono fatti queste mura, le mura del bacino. Because this is the means by which you're able to hold the water. Perché devono essere appunto in grado di contenere e resistere alla forza dell'acqua. Okay, so the wall has what's called a batter. Batter. Quindi il batter era Batter, batter. Like slo has a, slope. it's sloped, Sì, almost sloped. diciamo che la parete è inclinata, ha una leggera inclinazione On either side. in tutti e due i lati. E battitore. So what the batter does is it's able to withstand the increase in pressure. Quindi questa parte che appunto si chiama battitore deve essere in grado di tollerare, di resistere alla pressione dell'acqua che arriva in quel punto. As you go to the deeper depths of the pond. Man mano che l'acqua, diciamo, man mano che si scende verso la parte più bassa del bacino. Right, so it's the hydrostatic pressure Quindi si parla di pressione idrostatica. exerted against the wall. Esercitata appunto contro la parete. Another very important feature of the dam wall is what's called the key. Un altro elemento molto importante per quanto riguarda appunto le pareti del bacino viene chiamato chiave. Right, the core of the wall is keyed into the ground. Cioè la parte centrale, il core sarebbe la parte centrale della parete, è fissata nel suolo And it's made of clay. ed è fatta con argilla. Perché Because the clay seals it, seals the water. l'argilla sigilla l'acqua Right, prevents the water from being able to seep through the wall. e fa sì che l'acqua non vada a permeare, non penetri nella parete. The problem with dams, if you don't seal the wall, is that, again, the water can eventually be absorbed and cause the wall to break. Infatti, se non ci fosse questa parte di argilla che frena l'acqua, la penetrazione dell'acqua, potremmo ottenere, diciamo, il margine si potrebbe rompere, l'acqua potrebbe andare a penetrare e a rompere il muro. And it will eventually happen if you don't make sure that this feature is put in. Quindi è importante, questo può succedere se non inseriamo questa parte centrale nel bordo, nella parete. So hopefully, I don't know if you can see the dimensions here, but the batter, the ratio of the length of the batter of the wall Quindi la is proporzione della lunghezza del battitore nella parete Right, is from the toe of the wall. viene misurata dal piede, diciamo dalla parte sì, più bassa Toe sì, of dal the wall. dito, sì, dalla parte più bassa della parete. Into again, the top of the flat portion, the crest of the wall, Fino alla cresta appunto del muro, della parete. is 3 E la proporzione è 3 a 1. to 1. 3 a 1. Right? 3 to 1. Okay, that's the ratio. Questa è la proporzione. Right, 3 to 1. Here, 2.5 Mentre dall'altro lato to 1. abbiamo una proporzione di 2,5 a 1. The batter is very important. Il battitore è molto Right, importante. it just ensures that, again, the wall is able to withstand the force of the water that is being stored. Perché deve assicurare la resistenza, deve essere resistente abbastanza appunto nel momento in cui l'acqua arriva e si scontra e viene a battersi contro la parete.
Okay, so let's see if we'll take a closer look at the profile of each of these storages. Allora, guardiamo i profili di ognuno di questi sistemi di raccolta dell'acqua. And again, notice the change in the size of the storage as we get more shallow. Osservate la diversità della dimensione del bacino stesso in base alla diversa pendenza. Right, so A. Quindi B, A, modello B, A. B. Right. C. L'esempio C. And D. E l'esempio D. So you can see that the actual size of the wall really hasn't changed. It's vedete che l'effettiva dimensione della parete non è cambiata. But the size of the amount of the volume of water behind that wall has changed significantly. Mentre è cambiato anche in maniera significativa la quantità di acqua contenuta nel bacino, nei vari bacini. Again, because the low slope allows you to remove more material. Perché la pendenza, la bassa pendenza ti consente di rimuovere il materiale, molto del materiale. To capture the water. Per la raccolta dell'acqua. Okay. Oh, was that me? Now, the contour of the landscape again is an important factor. Un altro fattore importante è appunto la linea di livello nel paesaggio. In determining the shape of the dam. Importante per determinare la forma del pozzo. Okay, so the contour of the landscape, because that's going to tell you what the shape of the wall should be. Each dam has a name that corresponds to the shape of the landscape. Quindi ogni pozzo avrà il nome che corrisponderà alla forma della linea di livello sulla quale è stato costruito e sulla quale appunto ci si è basati per costruirlo. Okay, so the first one given here is called a saddle dam. Quindi il primo tipo viene chiamato pozzo saddle. Saddle. Like you put on a horse. Saddle. Ah, tipo sella. Right, because right, the saddle dam is as it's shaped, basically, between as it's put between two peaks. Perché ha la forma di una sella posta, vedete, tra due punti alti. Right, so you can see that this is a peak, and this is a peak, like on a hill. Vedete, quelli e la vista dall'alto rappresentano la parte più alta della collina. So if you notice that we're going, right, this is going from the high point in the landscape down slope to the lower portions of the landscape. Quindi dal punto più alto, vedete, si scende seguendo la pendenza fino al punto più basso del paesaggio. Right, so in between these peaks an area can be made so that you can capture water. Quindi tra i due picchi, diciamo, più alti, possiamo creare, costruire questa zona in cui inserire il nostro bacino per la raccolta dell'acqua. So you like making a bowl. È come se facessimo una scodella, se creassimo un punto di raccolta, infatti. So you remove the earth from between the two peaks. Quindi rimuoviamo la terra che si trova tra le due punte. And you use the peaks themselves as sort of as a portion of the wall. E usiamo proprio gli elementi, le due punte, i due apici come basi per ricavare le pareti del nostro bacino. Then the rest of the material that's removed forms the opposite sides of the wall. E invece la restante parte del materiale che abbiamo rimosso andrà a formare le parti, le altre due parti, le altre due pareti del nostro bacino. Another type of dam that can be used is called a ridge point dam. Un altro tipo di bacino viene chiamato ridge point dam, quindi ridge point or horseshoe, ridge
Ridge point. I can call it a ridge, like a. It's like when. Right. It's. Cresta. Right. Okay. Like the ridge is the opposite of a valley. It's opposite of a valley. Quindi è la parte opposta ad una valle. Sarebbe infatti la cresta. So the valley. So the valley goes in. Quindi quando la valle va al verso l'interno. The ridge come. The ridge goes out. Emerge invece la cresta. Okay, so when the landscape sort of bellies out like this. Quindi quando abbiamo diciamo la pancia in fuori. Right, that's the ridge. Quella so è appunto in quel punto ritroviamo la cresta. So along this bellying out, there's a line diciamo that can pass through sort of the center of the ridge. Diciamo che la linea di livello segue appunto la forma di quel paesaggio ed è in quel punto che si forma la cresta. So in this case this is a top view, this is the side view. Quindi questa è la vista dall'alto e questa è dal lato, right, laterale. So we're moving down through the landscape from high to low. Quindi ci muoviamo attraverso il paesaggio dalla parte più alta alla parte più bassa. And we're just capturing the water as it moves through the landscape from the high elevations to the low elevation. E quindi andiamo a spostarci appunto a vedere come ci si sposta dalla parte più alta alla parte più bassa di elevazione. So notice there's not just in this case, in this particular example, there's not just one dam, there's a series of dams. Come vedete, non c'è solo uno stagno, ma c'è una serie di stagni. And in this particular, well, in the figure, it explains that there's also a spillway that's built to allow water, the excess water, to gently leave the dam if there's too much. È stato creato anche un sistema, diciamo un canale, per far sì che l'acqua in eccesso riesca a defluire al di fuori del pozzo. Well, there's a figure that shows how the spillway is positioned. C'è un'altra immagine, right, che vi fa vedere esattamente dove è posizionato questo canale, diciamo, di scorrimento. So the spillway is typically it's slightly lower than the top of the dam wall, and you'll see. E questo canale è leggermente più basso rispetto alla parete effettiva dello stagno. Right, because you don't want the overflow of water. Perché noi non vogliamo che l'acqua strabordi dal nostro bacino. If there's too much for the dam to hold. Se però la quantità di acqua è troppa per essere sostenuta dal bacino stesso. To go over the wall. Non vogliamo che questa appunto strabordi, vada oltre il. Because remember when you have water going over the wall, the water will basically shear, cut the top of the wall. Perché altrimenti l'acqua andando fuori dalla parete va a limare, va a tagliare diciamo la materia di cui è fatta la parete stessa. And then if the wall begins to be cut away, the wall it'll fail. E se poi pian piano con questa azione andando a rimuovere sempre di più la materia di cui è composta la parete poi cadrà, non reggerà più. There are examples of dams that do allow for water to go over the top of the wall. In realtà ci sono anche degli esempi di stagni realizzati con delle pareti fatte in modo da consentire l'inondamento, diciamo, dell'acqua. But the surface of the wall is actually stabilized with something like stone. Però la parte diciamo superiore dei margini delle pareti di questi bacini sono stabilizzati da elementi che possono essere per esempio le pietre. Because the stone would prevent the earth or the soil that forms the top of the wall from being
cut away. Perché le pietre riescono ad impedire appunto quell'azione di diciamo erosione da parte dell'acqua che straborda. Okay, here are two more variations. Queste sono altre due varianti. All right, one here is the key point dam. Una è appunto la, diciamo, lo stagno key point, del key point. Right, so the key point dam is placed again at the point in the at the place in the landscape when we go from the convex shape to the concave shape. Quindi in questo caso lo stagno, il bacino sarà realizzato proprio nel punto in cui si passa il pendio passa da essere convesso a essere concavo. Again, it's the highest practical location for a dam to be built in a landscape. E quindi è, ricordiamo, è il punto più è il punto più alto, più comodo per la realizzazione di bacini come questo. Okay. And in this case, it's in a valley in this example. Qui in questo esempio invece il bacino è stato realizzato in una valle. Right, the belly in. Quindi With dams that are built in valleys, what's nice about that is the sides of the valley can be used to contain the water. Quindi in questo caso possiamo utilizzare la dimensione della valle stessa per raccogliere l'acqua, per contenere l'acqua. Okay, and you're still using the same technique for the wall. You still are, again, using the batter on the wall. Usiamo la stessa tecnica per la realizzazione delle pareti, quindi con il battitore. And because of the shape of the landscape and the valley is able to contain the sides and the back portion of the dam, you don't have to use much material to make the wall. E data appunto la conformazione del paesaggio, essendoci questa valle che viene utilizzata per la formazione del bacino stesso, non abbiamo bisogno di molto materiale per la costruzione dei vari margini. It's much less work than the ridge. Comporta un lavoro inferiore a quello necessario per comporre il ridge e la cresta. Yeah. The next example is called a barrier dam. Barrier dam. L'altro esempio si chiama pozzo di barriera, pozzo barriera. And in this case, it's actually built in the way of a stream of actually some sort of flowing water. Quindi è costruito per quando abbiamo un effettivo flusso di acqua al centro, appunto. Right, and here you'll see in the figure a spillway is built in conjunction with the wall here. Allo stesso abbiamo costruito quindi la parete, allo stesso momento abbiamo costruito anche delle vie, dei canali per la fuoriuscita dell'acqua, vedete in alto. It's built to allow water to flow, again gently. Il che consente all'acqua di andare a defluire in maniera leggera, non invasiva, sì. To the other side of the wall. E andare a finire dall'altra parte della parete. Okay. And also here they have a roadway that's built on top of the dam wall to allow for. In questo caso hanno costruito una strada. Right. It's fine. Right. To allow access. Again, designing access into landscape is also very, very critical, and we'll be talking about that. Che garantisce appunto l'accesso, e questo tema è molto importante per quanto riguarda la progettazione, quindi realizzare delle vie di accesso. Contour dams. The contour dam is also another variation that can be used. Un'altra variante che può essere utilizzata è la diga di linea di livello. So again, the contour dam corresponds to the shape of the landscape.
Quindi in questo caso la diga seguirà la conformazione del paesaggio, quindi la linea di livello del paesaggio. And these are used in relatively shallow slopes. E questo sistema viene utilizzato in pendenze abbastanza relative, Right. superficiali, Eight, non eight, molto accentuate, eight degrees or less. tipo a 8 gradi o meno di 8 gradi. Okay, and so we have an example of a dam built with a concave wall. Quindi qui abbiamo un esempio di parete concava. Sort of like a, almost like a gentle, a very gentle valley. Quindi una specie di valle molto, molto lieve, appena accennata. E And a concave wall. poi abbiamo un esempio, Right. una parete concava. Right, a very gentle ridge. Quindi abbiamo una cresta molto lieve, diciamo. Okay. And you'll notice also there is the dotted line here. Vedete, c'è anche una linea tratteggiata. That is, I think they're trying to indicate that there's a that this can be the flow of water into the dam. Dovrebbe indicare il flusso d'acqua che appunto arriva nella diga. Where the water is sent to the dam by a like a diversion drain. Come se arrivasse da un drenaggio di deviazione, Right. diversion drain, Yeah, so it's basically defluente forse. it's a pathway for water to gently travel across landscape. Quindi è un percorso realizzato affinché l'acqua arrivi piano piano, arrivi lievemente, senza la sua forza nel paesaggio. It's slightly off contour. È leggermente staccato dalla linea di livello. So it means, for example, a diversion drain may travel, say, 100 meters. So the water travels 100 meters. Quindi immaginiamo che questo canale sia lungo 100 metri e consenta quindi all'acqua di percorrere questi 100 metri. And over that distance, it can change elevation maybe 1 meter. E lungo questo percorso di 100 metri può cambiare l'elevazione di circa un metro. So by having the water fall 1 meter over 100 meters, there's enough of a difference in the elevation to cause water to flow. Quindi avendo questa differenza di elevazione di un metro, facciamo in modo che l'acqua abbia appunto riesca a fluire, a defluire in quella direzione. But it's very gentle. Però essendo un'elevazione comunque limitata, non molto, una pendenza non molto accentuata, l'acqua scende in maniera molto delicata. It's enough to cause water to flow. L'altezza giusta necessaria per far sì che l'acqua riesca a scorrere. A couple of more variations. We have here what's called a ring. Ci sono altre due varianti, uno è l'anello And a turkey nest dam. e Turkey. nido di tacchino. Diga a nido di tacchino. Right, Potrebbe essere chiamato. so these are just places where you can hold water. You may be able to pump this to other locations on a farm, for instance, to be used. Quindi lì, in quei punti, si può raccogliere l'acqua, magari ci sono delle pompe che riescono appunto a far arrivare l'acqua da vicino ad una fattoria o dei campi vicini. The water can be moved by using head pressure, basically pressure caused by the difference in elevation. L'acqua si sposta sfruttando la pressione dovuta alla diversa elevazione. Right, and you can send water
with the low head pressure to other places on a farm, especially if the slope is very, very shallow. Quindi avendo questa leggera pendenza, lieve pendenza, possiamo sfruttare l'elevazione la pressione, scusate, per far scorrere l'acqua e magari farla arrivare ai campi o alla fattoria. Or the landscape can be flat. Oppure il paesaggio può essere, cioè, pianeggiante. But again, it's a place for water to be collected. E quindi in questo caso è il posto ideale per raccogliere l'acqua. Here there's an example of a diversion check dam. Qui abbiamo invece un esempio di diga di controllo della deviazione. Okay, and this wall is a relatively porous. It doesn't completely stop water. In questo caso la parete è leggermente, relativamente porosa, cioè non ferma completamente l'acqua. It allows a small amount of water to very slowly be able to seep through. Consente ad una piccolissima quantità di acqua di riuscire a penetrare in maniera molto lieve. But it stops water enough to be able to also divert it to other places, to spread it to other places in the landscape. Però riesce allo stesso tempo a far sì che l'acqua non si disperda e non vada a finire in altri punti. Then we also have here examples of a gabion. Poi abbiamo un esempio appunto di briglia. Which we've talked about in the last day or so. Di cui abbiamo parlato nei giorni precedenti. And again, the gabions are wire mesh cages. Le briglie sono, diciamo, delle larghe gabbie. Filled with stones. Riempite di gabbie, diciamo, di filo, riempite di pietra. And then basically these cages are placed in areas where you know you have a flow of water. E tutte queste gabbie vengono posizionate nella zona in cui sapete che vi è un flusso abbondante di acqua. And the gabions again slow the flow of water. E anche in questo caso le briglie riescono a rallentare il flusso di acqua. In the process of slowing the water, it's also able to trap material. Allo stesso tempo sono in grado di intrappolare del materiale. And again, in the trapping of that material, you may have areas like silt fields, organic matter that can be used to plant in. E in questo modo si viene a creare appunto dei campi composti da materia organica che può essere il limo dove andare a piantare. And then you also have this other variations on that. This is what's called a silt check dam. Oppure abbiamo un'altra variante, la diga di controllo del limo. And it's basically the same principle. Che segue più o meno gli stessi principi. A wall is used to be able to trap material. Quindi l'acqua, quindi la diga consente appunto di intrappolare il materiale. That can be used to store water. Che può essere utilizzato per conservare, raccogliere l'acqua. Or to divert water. Oppure può essere utilizzato per deviare, far defluire l'acqua. Okay. And again, the others are basically variations on that theme. Gli altri esempi sono essenzialmente delle varianti di questi che vi ho mostrato. I talked before about this man P.A. Yeomans. Vi ricordate quando vi ho parlato di P.A. Yeomans? And key line design. E del key line design, della progettazione key line. And the system was something developed to help drought proof landscapes. E il sistema era stato utilizzato per sviluppare dei sistemi a prova di siccità. And to also minimize the likelihood of fire. E per minimizzare il rischio di incendi. So really the system was it's formed of a series of
storages, water storages and landscape. Quindi il sistema prevede una serie di bacini di raccolta dell'acqua nel paesaggio. Right, so you can see that there are different types of dams that are being used here. Quindi potete vedere ci sono una serie di bacini di diverso tipo utilizzati nello stesso paesaggio. So for example, here's a ridge. This is a ridge dam. Per esempio, quella è una diga a cresta. Ridge. A barrier dam. Una diga barriera. Right, and variations on that. Ci sono le altre varianti di questa tipologia. But all the dams are connected. Ma tutte le dighe sono connesse. With a diversion drain. Attraverso un canale di drenaggio di deviazione. And I don't know if you can notice, but basically the drain is very gently changing elevation as it moves through the landscape. E spostando il canale, spostandosi nel paesaggio, ha delle leggere diversità, diciamo, di elevazione. It's very slowly going from higher a high elevation to a lower elevation. Perché si sposta da una zone, diciamo, ad una elevazione più alta a zone un po' più basse. Right, but it's almost not even noticeable. It's in realtà non è appena percettibile questa cosa. But it's enough of a difference to actually cause water to flow. Però è una questa diversa elevazione è sufficiente a causare e ad agevolare il flusso dell'acqua. So you might have one dam fill, one fills. Quindi magari potremmo avere una diga completamente piena. The overflow goes into the drain. L'acqua che diciamo straborda va a finire nel canale di drenaggio. That drain is sent to another dam. E la fa arrivare, la fa drenare in un'altra diga. And then that dam sort of e fills. Quando anche quella si riempie. And then it's sent to another dam. L'acqua viene inviata e mandata in un altro bacino. And so on. E così via. Right. So you see other examples here. Vedete, sono altri esempi questi. Right. Same idea. Della stessa idea. Okay. At this point we can begin to start talking about tank storages. Adesso possiamo iniziare a parlare delle cisterne per la raccolta dell'acqua. Now what's interesting about the earth storages or earth dams compared to tanks is how the change in price. The change in? Price. The cost. Mm-hmm. The cost to store water mm-hmm. changes as the volume of water gets more and more, as the volume increases. Ovviamente il costo nella costruzione di sistemi per la raccolta d'acqua in base alla quantità di acqua che questi sono in grado di contenere cambia, che si tratti di dighe realizzate sulla terra oppure di serbatoi, cisterne. So for example, the cost is here in the y-axis and the volume here in the x. Quindi sull'asse delle x abbiamo i costi e quello delle y i litri. Right. And you can I see litri that di acqua raccolta. And you can see that for earth dams as you increase the size of the storage. Quindi vedete che aumentando la dimensione, la capacità di raccolta del bacino, the relative cost to create the storage decreases. Il costo relativo per la creazione stessa del bacino diminuisce. You're able to store more water for your money. E in questo modo siete riuscite a raccogliere molta più acqua con meno denaro, con meno risorse economiche. Again, when compared to the cost of tank storage. La stessa cosa, invece, guardate la differenza con il sistema con le cisterne. So for example, I'll use Jeff Lawton's farm, which you're going to.
per esempio, l'esempio della fattoria di Jeff Farm dell'Australia, australiana. He has there are a number of dams on the site. He has lots of earthworks done on the farm. Ci sono una serie di ci sono varie dighe, vari bacini su questa in questa fattoria. There's a very large dam that's dug immediately next to all of the main structures, the main buildings on the farm. E ce n'è una proprio a ridosso delle strutture, diciamo, della delle case, degli edifici realizzati in questa questa fattoria. There's also a very large ferro cement tank. It's, you know, a cement tank that has c'è anche un deposito per le sementi. Like ferro cement. It's like it's like a cement tank that has iron rebar. Yeah. Okay. Yeah, that stores ferro cement. Yeah, okay. We'll look at some examples of ferro cement. Yes, we found the name. That stores the rainwater that comes off of the roofs of all those buildings. Quindi in questa cisterna vengono raccolti, viene raccolta l'acqua che arriva dai tetti della struttura dell'edificio. Nella fattoria ci sono degli edifici, delle strutture, delle case, quello che è. E dal tetto, l'acqua che viene raccolta dal tetto finisce in questo, diciamo, in questa cisterna. È il nome, per dare il nome alla cisterna. È una cisterna dove viene raccolta l'acqua che viene presa dai tetti. The ferro cement tank, if I remember correctly, it stores roughly 88,000 liters. In questa cisterna dovrebbe riuscire a contenere 88,000 litri. 88,000 liters, if I remember correctly. The dam, the actual earth dam, the pond. Pond, I'll say dam. Stores about 3.5 million liters. Invece una diga di quel tipo ne può raccogliere. Right, this is water. 3.5 milioni di litri. I think Jeff said that they both cost about $8,000 to build. Se non erra, il costo per la costruzione di entrambi i sistemi è stato pari a $8,000. Meaning, Jeff calls up an earth mover and says, I want you to come build my dam, my pond. Right? L'earth mover è proprio la macchina, lo scavatore, no. Quindi quando in questo costo è compreso il fatto di aver chiamato un escavatore per costruire la diga. So the cost of the machine and the driver. Quindi il costo sia della macchina che della manodopera del conducente. Was about $8,000. È stato di circa $8,000. It costs about the same amount of money to build this tank. Ci è voluta la stessa cifra per costruire la cisterna, sì. But look at the difference in the volume. Però pensate alla quantità diversa di acqua che possono contenere. It's a lot more water. Molta più acqua con una diga. But there are advantages to storing water in tanks. Però ovviamente ci sono dei vantaggi anche nell'utilizzare le cisterne. Because per the la raccolta. Obviously the quality of the water is different. Per esempio la qualità dell'acqua raccolta è diversa. And how you're able to use the water is different. E anche i modi in cui possiamo utilizzare quell'acqua raccolta sono diversi. So for example, the tank water that's all the drinking water on the farm. Per esempio, sorry, can you repeat this? It's the drinking water on the farm. Ah, quindi l'acqua utilizzata raccolta nella cisterna viene utilizzata come acqua potabile in questa fattoria. It's the water that's used in the bathroom. È l'acqua utilizzata per i bagni. In the kitchen. In cucina. Right. It's also the water that irrigates the farm. È anche usata per irrigare la fattoria stessa. Now the way
The way that's done is by using head pressure. E head come come è fatto questo? Right, si utilizza la pressione dell'aria. It's fed by gravity. E quindi si utilizza la gravità. Right, so for example, imagine there's a tank next to this house. Per esempio, immaginiamo che ci sia una cisterna vicino a quella casa. It's capturing all of the water that hits the roof. Che raccolga tutta l'acqua proveniente dal tetto. That water goes into the large ferrocement tank. Quell'acqua va a finire nella cisterna di cemento armato. That water gets pumped to the tank up the slope of the farm. Poi l'acqua viene pompata fino alla parte superiore, diciamo, del pendio. Up, you know, it's pumped uphill. In alto sulla collina. And then there's a large irrigation line. Poi c'è una linea di irrigazione enorme. Grande. That's connected to the other water lines that are on the lower part of the property. Che è, diciamo, una serie di tubature idriche che sono tutte connesse con la fattoria. And there's enough pressure generated. E viene generata abbastanza pressione. From the tank being at the higher elevation. Proprio perché per data l'elevazione stessa della cisterna. So when you open up the tap or you open the valve, the water comes out very, quindi very quando strong. Apriamo la cisterna, l'acqua esce in maniera molto forte. But it doesn't cost you anything aside from when you first pump the water into the tank. It doesn't cost you anything to però to a parte send the water i costi out. Per diciamo per pomparla in alto, non ci sono altri costi aggiuntivi. Because you're taking advantage of what the higher having a tank high up in the slope is able to do for you. Perché state diciamo approfittando dell'elevazione e quindi della gravità che ne consegue, che agevola il fluire dell'acqua. Now we can let's take a look at some examples of the use of tanks. Diamo un'occhiata ad alcuni esempi sui vari utilizzi, sui vari usi delle cisterne. Okay. Why have they put the house here, not here? Here, not before the dam, but on the here, lower part. Yeah. Well. Why is it here, not here? Well, again, this is in this particular drawing. It could have gone on the other side. In realtà, potrebbe essere stata costruita anche sopra, diciamo dall'altra parte, qui sopra, prima della diga. I think in this instance, probably a practical explanation is that this is able to capture the runoff coming from the hill, coming off the higher slope. Però la spiegazione dovrebbe essere che posto in quella posizione il bacino è in grado di raccogliere l'acqua che arriva da quel pendio. And putting the house on the other side of where the water is being collected just might be a bit more practical. It's out of the way of the runoff, so you can capture all the water. Aver messo la casa lì magari è una strategia più pratica proprio di gestione. Dopo aver raccolto l'acqua viene distribuita alla casa. So for example, in talking about the farm that I just referenced, all of the structures are on the downslope, the downhill side of one of the swales, the swale that runs along the length of the property. Ovviamente tutte le dighe vengono costruite sul lato, diciamo in pendenza, seguendo la linea di livello. Right, so it's well, for one, it's a more flat part of the property. Quindi se invece ci troviamo in una zona più pianeggiante della proprietà.
So it's easier to build the house. Ovviamente in quella zona, se troviamo una zona più pianeggiante, è più facile costruire lì la casa. But also just having the water harvesting feature in back of the house captures all the water. Però allo stesso tempo avere la diga, il bacino che raccoglie l'acqua dietro la casa, diciamo, è più utile. Does that make sense? È chiaro? Okay. No. And I'll try to find, I have, you know, there are pictures of that farm. I think I have pictures of the farm. And it'd be good to see some examples. Dovrebbe avere delle immagini di quella fattoria in modo tale da farvi vedere più esempi. Ok. This farm, does anybody lives in the farm? Oh yeah. It has, I mean, that's their residence, that's their home. Sì, sì, è la loro casa. But it's also where all of the classes are given. Ed è anche il luogo in cui vengono realizzati i corsi. Interns live on the farm. Ci sono, diciamo, dei tirocinanti che lavorano nella fattoria. And they also get, do you have woofers in Italy? Woofers. Oh, you do have woofers, yeah. So they have woofers come and live on the farm as well. I woofers sono i woofer. E vivono nei campi. Okay. There you go. Right? So this is slaves, black slaves. See if I can pull up some examples. Okay, here we go. That was funny. Woofers? How does woof translate? Actually, this. Right, I'm going to show this. This is another point. Oh, that's not it. Another point about slope. Actually, now that I've said that, 27. Here we go. Slope will also help you to decide what type of catchment technique to use. L'inclinazione vi deve aiutare a determinare quale tecnica utilizzare per costruire il bacino di raccolta. So aside from the actual size of the water catchment that you can create. A parte, diciamo, la dimensione effettiva che dovrà avere questo bacino. You can also have some indication of whether or not you should even use or think about using a pond in the first place. Dovreste comunque cercare di capire se è il caso o meno di realizzare un bacino di questo tipo. Especially as you get to areas that are much more steep. Soprattutto se ci troviamo in una zona in cui la pendenza diventa piuttosto ripida. So if you think about places, for example, that use terraces, per esempio, se pensiamo in quelle zone dove si utilizzano i terrazzamenti, you'll notice that they are used in places that have relatively, like comparatively, much steeper landscape. Sono utilizzati appunto questi terrazzamenti in zone che hanno delle pendenze relativamente scoscese, ripide. Because it's a much better, more practical way for them to be able to have areas to use to plant. Perché rappresentano dei metodi molto più pratici per poter creare delle zone in cui appunto andare a lavorare, piantare. And to capture water. Ma anche sono più si può raccogliere l'acqua in maniera più agevole. So for example, you can see here from slopes from 1:1. 2:1. Vedete la differenza delle inclinazioni, quindi il rapporto 1:1, 2:1. Right, to 3:1. 3:1. Right, so you can see what the ratio is, right? So 3. Quindi vi ricordate la proporzione che abbiamo visto prima, 3:1. 2:1. Right. 1:1. Right. And in those very steep slopes, trying to use these landscapes
for terraces is much more practical and useful. Ovviamente utilizzare dei terrazzamenti in zone con pendenze così ripide è molto molto più utile. Right. Once you get down to 4:1 and to shallower slopes, andando sempre più abbassandosi il livello di pendenza, then you can create the types of features that allow you to capture water with either a low wall or a berm, possiamo riuscire a capire, possiamo iniziare a costruire dei bacini di raccolta dell'acqua che abbiano per esempio delle pareti più o meno basse in base appunto alla pendenza. So this is a being able to know when to use certain features can help avoid lots of mistakes. Quindi cercare di capire quando realizzare questo tipo di sistemi vi consente di evitare molti errori. It'll save you a great deal of trouble and a lot of time. Non solo vi consente di evitare molti errori, ma anche di risparmiare molto tempo. A couple of examples as to how you can measure slope. Volevo mostrarvi un paio di esempi su come misurare la pendenza. So here's an example again. These figures, many of these figures are from, actually all of these figures are from Brad Lancaster's book. Tutte queste immagini sono state prese dal libro di Brad Lancaster. Okay, so here we have the use of a stake. Quindi vedete, c'è utilizzato un paletto. And a string. È un filo. And a measuring stick. È un metro, diciamo. Right. And a bubble level. Ed un il livellatore, la livella. Right. And then being able to, by measuring again the height. Quindi misurando l'altezza attraverso appunto questo metro. Right, and the length. E la lunghezza. Right, you're able to determine the slope. Riusciamo a determinare l'inclinazione of the hill. Della collina. Right. Or you can find many, a lot of digital or electronic equipment that. O comunque does it ci very sono quickly. Una serie di attrezzature, di dispositivi elettronici anche più tecnologici. So this is something that can help again help you decide what is best to use. Ovviamente dovete riuscire a capire qual è lo strumento migliore da utilizzare. The laser. 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 Absolutely. It's the answer for everything. La risposta a tutto il laser. Right, and same idea. You can also use a water level. Si può anche utilizzare il livellatore d'acqua, come water level. Ad acqua. Right. So again, being able to, since you know, you're able to measure the column of water. Quindi in each stick. Quindi sempre usando il metro, andrete a misurare il volume d'acqua. Right, you take the difference in the height. Vedete, prenderete le diverse altezze. Right, you can measure the distance. Potete misurare la distanza. Between the two sticks. Tra i due paletti. The horizontal distance. Orizzontale. La distanza orizzontale, non inclinata. The horizontal distance. Questa è la distanza, diciamo, perpendicolare, orizzontale. And then by taking that ratio, you can determine. E attraverso questa proporzione potete determinare la pendenza. Right. Sempre quella. Yeah. Right. So again, knowing slope is very important because that is going to tell you again what you need to do. La pendenza è molto importante perché determinerà quello che è necessario fare, quello che dovete fare. Let's take a look. Actually, before we break for lunch, let's take a look at some examples of how contour is used in creating some of these features and slope. Prima di fare la pausa pranzo, vediamo un paio di esempi su come utilizzare le linee di livello per in relazione appunto alle pendenze. Right, so here's some really actually very nice
examples of terraces to look at. Questo è un esempio molto interessante di terrazzamenti. Okay. All right, so you'll find a lot of these terraces again in places like all throughout Asia, for instance. Ci sono esempi di terrazzamenti come questo in tutta l'Asia, per esempio. Asia. You know, like you go to Vietnam or Vietnam, China, Cina. Or Nepal. Yeah, landscape art. This is true. Let me see. Where is this open? That's beautiful. Let me get down here. It's funny when you actually take the time to figure out how to design with the shape of the landscape, you really, not only do you get something that works a lot better, it looks a lot better. No, la cosa bella è che quando si fanno delle progettazioni tipo queste, non seguendo, osservando il paesaggio, cerchiamo di realizzare cose non soltanto utili, ma anche, diciamo, esteticamente belle. You know, it's like a place I want to work here. In questo modo vediamo, cioè, diciamo, io voglio lavorare in un posto del genere. It's not an unpleasant experience, you know? Non è una esperienza spiacevole. You know, so you're saying it's like landscape art. È un po' come sia appunto l'arte del paesaggio. But the key to the art is that it's functional art. Però la cosa importante è che si tratta di arte funzionale, cioè che serve a qualcosa. Sembra Puglia. Ah, la Valle d'Itria. Yeah, now notice how they're able to use, you know, a lot of these walls. Not only are earth, but a lot of it's rock. So I mean, you happen to be in a place that has lots of rock. Molte di questi muretti sono fatti proprio di roccia, quindi si possono realizzare in luoghi comunque con tante rocce. Right. So you're seeing stone here. Vedete, sono pietre. Right. So if you know where the contours are. Quindi se avete identificato i punti esatti in cui si trovano le linee di livello, right, you can create similar types of features. Potete creare delle linee di questo tipo. Right. Here, in a landscape like this, this, you know, they're not huge slopes, but they're much more gentle. In un posto come questo la pendenza è molto più lieve, diciamo. Which would make it easier to use. Il che renderà il tutto più facile da essere usato. Right. It's easier to work. È più facile anche lavorarci. But you can have the same type of effective function. Però potete avere lo stesso tipo di funzioni efficaci. I mean, a lot of these terraces are very old. I mean, some of them are thousands of years old. Molti di questi terrazzamenti risalgono a tanto tempo fa, sono molto vecchi, centinaia di anni fa. So it's an indication of the effectiveness of the technique. Quindi sì, perché continuano a funzionare? Perché hanno utilizzato delle tecniche efficaci. It's a very effective strategy in using land to not only capture water, but then to use that to produce something. Quindi la terra è stata utilizzata in maniera molto efficace per la raccolta dell'acqua e proprio per queste altre funzioni. Banana. Yeah, well, so it's banana, and then it looks like rice, probably. What is it here? Where? I mean, it's got to be the tropics. I'm not sure where. Tropici. Zone tropicali. Non sopporto più le olive. She cannot stand olive. Amalfitana.
I mean, actually, this is a nice example of how, you know, land that has a relatively gentle slope is able to be used. Questo è un esempio in cui le pendenze non sono molto accentuate, però vengono realizzate comunque, sì. Look at that. It's beautiful. Now, what's interesting? Now, what's interesting about this is you can the same type of effect you can have in land that's not necessarily terraced, but again, it's farmed or it's arranged according to contour. Lo stesso effetto si può realizzare anche senza realizzare proprio dei terrazzamenti, ma con dei campi coltivati nelle zone in cui c'è una fattoria, dei campi. Yeah, it's called contour farming. Seguendo appunto le linee di livello, quindi vengono chiamate fattorie su linee di livello. That's amazing. So let's look at some of the, at least the contour farming examples. And this is just sort of regular, well, it's not regular, but this is just sort of fairly typical farmland or cropland that's farmed or arranged. Questo è un terreno coltivabile realizzato seguendo appunto le linee di livello. It's arranged according to contour. Seguendo appunto la forma delle linee di livello. Well, you already saw that one. Here we go. Ecco, questo è un altro caso. Right. See, it's like a schematic, so you can see, again, it's just shaped to match the features of the landscape itself. È stato proprio realizzato per seguendo, basandosi proprio su quelle linee di livello, costruendo partendo da quelle. Right. So just actually, glad this came up. Just a quick explanation, right, of the shape. Vedete una spiegazione sulla forma. Vedete la forma. Again, because, right, you have these rows that are shaped matching the contour of the land. Abbiamo queste linee che seguono appunto le linee di livello. Right, and water is going to move down through the landscape perpendicular. L'acqua scenderà in maniera perpendicolare to the contour. Alla linea di livello e andrà a finire appunto in tutto il paesaggio. Right, right angle. Right, so the idea is that when the water hits these features, it doesn't flow to either side, it just sits. Quindi quando l'acqua arriva in questi punti, semplicemente ristagna, rimane lì. Non si disperde. Right, and because you don't have the flow, you won't have the erosion. Perché non vogliamo soprattutto l'erosione del suolo. Okay. Right, I guess with that said, let's break for lunch and then we can continue on the other side. We can talk more about. Any questions? Right. The yeah. Avete or any domande? Any questions? Domande, dubbi. Ah. D'Europa, però mi hanno spiegato in Campania. In Campania. Mm-hmm.
La cosa che mi ha colpito è che in realtà mi hanno detto che il problema delle dighe non è sull'argine, ma è alla base dell'argine, perché l'acqua erode sotto. E quindi praticamente il crollo non avviene per la pressione, ma per l'erosione. He's been told that the real problem in dams like these ones that you showed is at the basis, at the bed of the catchment, and not at the walls, because of the problem of the erosion. Right. What at the erosion of the soil at the basis of the catchment of the dam. Yeah. The one thing that. I would still need to cover with the dams, I just realized, was the importance of the way the dam is sealed. Infatti, una cosa importante è come sigillare la diga, right. il bacino. The problem here is if the soil is very rocky, se il suolo è molto roccioso, making the feature for one is probably a challenge. Realizzare in queste situazioni un bacino è una sfida, è abbastanza ambiziosa come cosa. Right, because of all of the rocks. Proprio per la presenza di tutte queste rocce. But just making sure there's enough clay. Però facendo sì che ci sia argilla, tanta argilla. Or having the necessary material. Yeah, or having the necessary material to seal the dam. Oppure avere altro materiale necessario per sigillare appunto la base del bacino. That's basically going to tell you whether or not you can do it. Cioè avere a disposizione queste cose vi farà capire se effettivamente è realizzabile o no una diga del genere. Because if you can't seal the dam. Perché se non riuscite a sigillare la base della diga. You can't make the dam. Non potete proprio realizzarla la diga. And then if you don't have enough material in the place where the dam's being made. E se non avete materiale a sufficienza proprio nella zona in cui state realizzando la diga. You have to bring it from somewhere else. Dovete andarlo a prendere da un'altra parte. And then that's when it gets very expensive. Il che è sta lì proprio che diventa tutto più costoso. So but then again it might not even be the best approach. Probabilmente questo non sarà l'approccio più giusto. So it's something that has to be determined on a case by case basis. Quindi è una cosa che deve essere valutata caso per caso. Altre domande? Okay, everybody's ready. Everybody's ready for lunch. Like, tutti sono pronti per il pranzo. Wait, he has something for you. Oh, no, food. I'm not looking at that. Non lo vuole guardare. I'm not even looking at that. 5, 4, 3, 2, 1. All right.